Io non ho capito bene. Tu vuoi fare una storia vera, ma inventata. Quattori veri, ma falsi. Ma tu sei vera o falsa? Io sono attrice, sono falsa. Fingo. Fingo di essere contenta. Qualche volta pure nella vita. Per esempio con Massimo. Gli vuoi bene? Se gli voglio bene. Ma che ne so, è bello, più giovane di me. Ma certe volte ammazzerei. Ah, quest'ora Roma mi piace, non si vede la zozzeria. Specialmente qua dalle parti mie. Si respira, guarda Roma, guarda Roma. Ma tu sei romano? Sì. Io un po' sì, un po' no. Sono vissuta all'Alessandria d'Egitto con mia madre. E poi a Roma con mia zia. Ah, Maria piccola, cosa c'è adesso? Non mi va di fare la parte della spia dei nazisti. Vuoi fare l'attrice? Un'attrice vera fa qualsiasi parte, anche quella della puttana. Grazie assai. Al cinema fare la puttana piace a tutti. Certo. Ma tu sei sicuro che si fa il film? Sicuro? Nel cinema niente è sicuro. Lo vedi? Lo vedi? A me ne piace sto film. Mi hanno fatto fare sempre firmetti da niente. Il varietà, bello, bello, ma... Tu mi dai una possibilità, solo che... Ma non è che provi troppo, tu. Ah, io? E allora? No, sono cose delicate. Mi fanno star male perfino a ricordarmele, no? Scusa, ma siamo amici, sì o no? Non ti fidi di me? Io non mi fido di nessuno. E chi sarebbe Naiella? Naiella, la seconda volta. Lo sai? Io ho sofferto troppo, ho pagato. Ma tu lo sai perché? Perché ho perso sessione? No. Era fatta. Il provino era piaciuto a Visconti. Solo che avesse avuto un po' di cuore. Vabbè, lo sai, nobili, no? Sono senza cuore. Ero incinta, Robè. Ero incinta. Ma io potevo lavorare benissimo, ero di 2 mesi, solo che Visconti ancora non sapeva quando cominciava il film, allora mi ha detto, mi ha fatto capire. È stata come una coltellata qua. Mi ha detto, Anna, se vuoi fare il film, devi scegliere. Domandi. Io ho fatto il figlio. Ossessione invece ha fatto Agalamai. Ma non è che io mi arrabbio per questo. Robè, ma tu i soldi per fare il film ce l'hai? Sì, c'ho un finanziamento. Ma tu ci credi che ci arriviamo alla fine? Anna, nella storia del cinema qualunque film che è cominciato non si è mai fermato. Ah, Robè, ma tu ti credi già di essere entrato nella storia del cinema? Ah, vedi quelli, guarda un po'. Beati a loro. Brava! Eccoci arrivati. Sa tu che Sina, che lei è una farsa magra? E lei? Lei è il primo uomo che dopo una passeggiata romantica sotto la luna non mi invita nella sua garçonnière. Ma veramente io nella mia garçonnière c'ho il falegname. Oh, pardon, volevo dire che mi stanno rifacendo la mobilia. Arrivederla, Conte. E mi ricordi qualche volta. Ma perché limitarsi al ricordo? Sappi, Duchessina, che a me il ricordo tuo di te, il ricordo di te in fondo non mi basta più. Io te voglio in carne e ossa, soprattutto in carne, Elisa. Io stasera sono già stata sua. Quando? Ebbene, stasera, quando l'ho vista entrare impavido nella gabbia dei leoni, e ho pensato... E ho pensato che lo faceva per me. Sì, ebbene, ebbene, io ho provato una sensazione dolce e tremenda. E mi sono eccitata tutta.
città. Bella Peppa. Capisci cosa intendo? Sì. L'eccitazione. Sa cos'è? Ecco, sento che anche lei è come me. Sì. Lo sento, quello che capisci. Lo sento. Sì, comincio a capire, Elisa. Lo capisco. Ma che fai, Elisa? Fammi finire, capì? Elisa, Elisa, io te voglio adesso. Mi lasci. Io te voglio ardo dal desiderio, ti desidero, Elisa. Ma cosa fa? Mi volevi tentare? E anche se fosse... Ma lei è un pazzo! Elisa! No, Elisa, aspetta! Elisa! Aglio, che botta, li mortacci! Conte d'Acchia? Chi è? Ce l'avevo Francesco Muricelli detto pure il Conte d'Acchia? Sì, perché? Dovete venire con noi al commissariato. Ma che ho fatto? Primo, ha messo la bomba di carta al Vittoriano. E poi voleva richiudere la breccia e porta via. Ma chi io? Il principe Torquato. Succede così ogni volta che sei embriaca. So. L'hanno portata al commissariato e ha chiesto di voi. Come al solito. E com'è che ti sei vestito a festa? Ieri ho visto morire uno in tram. Era parente? No. Ma aveva pressappoco la mia stessa età. Sì, ridi, ridi. Ridi. Ma quello è rimasto lì, secco, stecchito. Capisci? Drac. Infarto. Infarto. E aveva la mia età. Poi vale a dire anche la tua, eh? Capisci? Uno la mattina sale in tram, come al solito, fresco come una rosa, e all'improvviso il cuore ti lascia. E tu non prendere il tram... Io ho preso un'altra decisione. Sentiamo. Non lavoro più. Ma tu hai quasi 53 anni. Non sei mica un bambino. Appunto perché ho 53 anni. Quando mi resta da campare? 5, 10, 15 anni. E se invece fosse meno? Allora non dovevi cominciare a lavorare nemmeno da piccolo. Si muore pure da neonati. Ma da ragazzini è una disgrazia. All'età nostra invece la morte sta di casa. Lo capisci questo? Ti ricordi la mia povera moglie? Forte, robusta. Pareva piena di salute, no? E invece, in 15 giorni, se n'è bella andata. Cammina, su!